Buonasera e bentrovati a Focus, programma di approfondimento in onda sulla nostra rete. Ospite di questa sera il capogruppo consigliere del PDL, l'avvocato Giovanni Moscato. Buonasera. Buonasera. Ecco, qualche giorno dopo le elezioni, naturalmente un commento sul dato politico che emerge dalle amministrative 2012, sia a livello nazionale ma anche a livello locale, è doveroso. Come sappiamo, il PDL a livello nazionale ma anche locale, a quanto pare, insomma, non è andato bene, ecco. Io ritengo, così come è doveroso parlarne, è anche doveroso, anche per onestà intellettuale, ammettere la sconfitta. Ed è chiaro che quella del PDL è una sconfitta forte, chiara e netta. Non si possono trovare troppe giustificazioni, ci sono poi dei, chiaramente, essendo delle amministrative, ci sono i casi locali, diciamo le candidature Certo. locali che influiscono molto, ma è chiaro che la sconfitta esiste, c'è stata e su questo bisogna ora capire come bisogna ripartire. È un partito che dopo la caduta del governo Berlusconi ha comunque subito uno stop anche dal punto di vista della propulsione politica. Ora bisogna capire se i nostri dirigenti sono in grado di far ripartire il Non partito. c'è onestà intellettuale in questo senso, cioè nel capire che il partito ha perso veramente terreno. Palermo ne è un esempio, adesso, ma anche Io a livello provinciale, ieri sera insomma. in TV ascoltavo alcuni deputati che dicevano, parlavano di percentuali, di perdite, di sconfitte. Io sono molto onesto, abbiamo perso, c'è poco da dire, però ritengo che noi siamo arrivati a un punto, sia della politica nazionale in genere che nella storia del partito, in cui qualcosa bisogna cambiare. E questo penso che la sconfitta così forte e così sonora ha messo più di un campanello d'allarme, una bella campana proprio, Anche in diciamo, provincia di Ragusa, suonato. insomma. Sì, ma il partito, diciamo, il trend è stato negativo in tutta Italia e quindi anche Ragusa non è stata da meno. Anche qui ci sono delle situazioni particolari, vedi Santa Croce dove praticamente due candidati del PDL insieme avrebbero raggiunto quasi il 55%, invece divisi hanno permesso al candidato di centrosinistra con appena il 27% di essere sindaco. Questi sono gli errori di un partito senza regole, dove ognuno ha, alcuni personaggi di questo partito hanno deciso di contrapporsi volontariamente al partito, pur essendo tesserati al PDL. Questa è la soluzione, io spero che prima o poi qualcuno a Palermo o a Roma si renda conto di questa situazione e inizi a fare un po' di ordine. Facendo un'analisi, l'unica amministrazione che si è, possiamo dire, tra virgolette, salvata è Pozzallo, perché c'era questa alleanza con il Partito Sì, Democratico. nel resto della provincia mi pare che il PDL sia fuori dai ballottaggi, comunque sia stato sconfitto. L'unico paese in cui siamo al ballottaggio è a Pozzallo, dove c'è l'accordo, il famoso accordo col PD con il candidato Roberto Ammatuna. Che lei non condivide. No, non condivido. È una situazione locale. Io non ho voluto esprimermi su questa situazione, non perché la ritengo sbagliata, la ritengo esatta. C'è un documento dei dirigenti del PDL di Pozzallo che hanno fatto questa scelta e questa va rispettata. Quindi è una situazione prettamente locale e va, circoscritta nella problematica locale, quindi Ma non non va al c'è. di là della problematica locale, non va al di là delle logiche comunque partitiche, cioè due partiti che sono comunque in antitesi a livello nazionale, all'opposizione, insomma. Sulla carta certamente. Sulla carta non vi è dubbio che c'è un'antitesi fra i due partiti. Io ritengo che poi esistono realtà locali, cioè poi bisogna amministrare realmente una città. E non esistono problemi di destra o di sinistra nella città, esistono i problemi della città. Quindi se c'è poi si concorda su un programma e comunque un'alleanza ti permette di avere anche una forte maggioranza consiliare, per fare anche delle scelte difficili, perché non si può andare avanti sempre a pane e circense come si fa a Vittoria, ma ogni tanto bisogna fare delle scelte drastiche e lì ti serve una maggioranza consiliare forte, allora lì si può avere una logica. Però ripeto, è una situazione molto, molto localistica e tale va circoscritta. Tra l'altro non è facile governare una città. Io sotto questo punto di vista sono molto onesto. È chiaro che i vincitori di questa campagna elettorale è il Movimento 5 Stelle. Che Napolitano lo accetti o no, ma è così, sono i veri vincitori.
Già abbiamo qualche sindaco di 5 Stelle eletto al primo turno, ne avremo altri a ballottaggio, vedremo poi se riusciranno a mettere in atto quelli che sono i loro programmi faraonici. Dal nord, in Sicilia, insomma, dalle nostre parti, ancora il Movimento 5 Stelle non è radicato. No, perché comunque 5 Stelle è cresciuto soprattutto nelle piccole realtà, non nelle grandi città. E qui c'è stato un risultato, qui la situazione siciliana è molto particolare, perché noi abbiamo un sistema politico assolutamente allo sfascio, perché basti pensare che il PD governa con l'MPA a Palermo, quindi il PD in Sicilia è in forte calo, anche il risultato di Palermo è chiarissimo, e qui è cresciuta molto SEL, perché l'uomo di sinistra ha trovato in SEL, che è stata rimasta fuori dal governo lombardo, ha trovato, ecco, il luogo dove poter scaricare le proprie proteste, le proprie sensibilità, e quindi SEL cresce per questo motivo, perché il PD ha fatto, secondo me, una scelta scellerata, che è quella di allearsi con Lombardo. Il risultato è che i grossi partiti storici, diciamo, siciliani sono in effetti crollati, cioè il PDL è crollato, Grande Sud non mi sembra che abbia ottenuto dei grandi risultati, l'MPA è anche questo un debacle totale, FLI inesistente, non abbiamo notizie, e il PD ha avuto un crollo, basta guardare Palermo, dove il candidato del PD, di SEL, di tutti, è arrivato neanche al 17%. Le tiene magari a livello regionale. Sì, tiene, ma a livello regionale paga l'alleanza con Lombardo. No, questo si è sempre detto, che comunque avrebbe prima o poi pagato l'alleanza con Lombardo. Ecco, questo sì, il PD probabilmente neanche cosciente di questa cosa. Quindi il partito delle 5 Stelle di Beppe Grillo potrebbe essere il futuro? Ma per chi crede di fare politica in quel modo, per qualcuno sì. Io ho un'alta concezione della politica, chiaramente non della politica che si sta facendo adesso, cioè non di questa politica. La politica, secondo me, è nobile. E bisogna ritrovare una classe dirigente che abbia la capacità di supportare questa nobiltà. Come si può fare questo cambiamento? Perché comunque, insomma, nello stato attuale vediamo, c'è uno sfascio totale e una perdita dei valori comunque, anche degli ideali politici. Intanto occorre un ricambio generazionale, perché non è più possibile avere deputati che sono all'ottavo, al nono mandato, quindi intanto occorre un ricambio generazionale, perché si ha bisogno di portare avanti nuove logiche e nuovi progetti, e dopodiché è giusto che vada avanti chi sia collegato al territorio. E la legge elettorale, io sono contro questa legge elettorale a livello nazionale, dove non esistono le preferenze, dove il cittadino non ha la possibilità di scegliere il proprio deputato, perché i deputati vengono scelti dalle segreterie. Il ritorno alle preferenze potrebbe aiutare questo modo di cambiare la politica, perché è chiaro che poi i deputati devono essere realmente presenti nel territorio e non solo a Roma. Una riforma del sistema elettorale, ecco. Intanto quella, poi è chiaro che occorre una riforma interna dei partiti, proprio a livello di classe dirigente. Tra l'altro le regole della politica sono chiare, quando si perde c'è qualcosa che non è andato e va fatto un ricambio. Ecco, parlando di rapporto con il territorio, il PDL ce l'ha avuto in provincia di Ragusa questo rapporto con la base, col territorio? Forse è mancato, ecco, probabilmente, almeno questa è la sensazione che abbiamo avuto. Io sono convinto che noi comunque paghiamo adesso un trend negativo a livello nazionale, cioè è chiaro che l'appoggio a Monti, il moderato che comunque ha trovato nel PDL o comunque nel centrodestra aveva trovato sempre un punto di riferimento, oggi che si viene, si sente dissanguato dal governo Monti, da questo governo tecnico che ha l'appoggio anche di Berlusconi, secondo me o in parte i flussi elettorali, tra l'altro, dicono questo, o non sono andati a votare o comunque hanno deciso di votare qualcun altro per protesta. E quindi è chiaro che noi sotto questo punto di vista dobbiamo fare una riflessione importante. Questo si deve essere fatto, infatti il calo delle affluenze è stato uno dei dati che ha accomunato tutta sì, l'Italia. Sì. C'è un'area di antipolitica in Italia che non fa bene a nessuno, però è anche vero che comunque c'è un sistema e una classe politica che non è adeguata. A Vittoria invece voi state lavorando, tra l'altro qualche giorno fa la presentazione anche degli emendamenti al bilancio preventivo 2012, in Consiglio Comunale discuterete proprio domani, toccate quelli che sono i settori importanti di Vittoria, quindi parliamo di agricoltura, economia, insomma diversi sono stati gli emendamenti, sì, che presentate. E mi diceva prima di iniziare, siamo stati gli unici che abbiamo presentato degli emendamenti al bilancio. Io su questo tengo a dirlo, cioè è facile fare l'opposizione con i comunicati stampa, che basta stare a casa e scrivere un comunicato stampa. Lavorare sugli atti consiliari è molto più difficile, perché prende tempo, si ha bisogno di studio, ha bisogno di un'analisi politica, ha bisogno di una coscienza politica. Noi
come voi state vedendo, lo facciamo quotidianamente sugli atti, l'abbiamo fatto sul regolamento di protezione civile, l'abbiamo fatto su tanti altri atti, anche sul bilancio. E per quanto riguarda il bilancio, noi siamo l'unico gruppo che ha presentato numerosi, circa una trentina di emendamenti. Non mi andava bene così come era il bilancio. No, ci sono delle lacune grosse. Uh-huh. Parto da un presupposto, che oggi governare una città è difficile perché comunque le risorse finanziarie sono sempre di meno a causa dei tagli nazionali e regionali. Però è anche vero che bisogna decidere quali sono i principi fondamentali, quali sono quegli interessi, quelle funzioni comunali che vanno salvaguardate o vanno spinte, sospinte per creare qualche cosa. Sì. Allora, su questo, in un momento di crisi economica, e in un momento in cui soprattutto i nostri imprenditori, sia agricoltori, sia artigiani, sia commercianti, hanno grossissime problematiche ad accedere al credito, il comune deve far qualcosa, partendo dal presupposto che non può essere un ente pubblico comunale a risolvere il problema della disoccupazione, dello sviluppo economico, di questi ne siamo consapevoli. Non è un postificio. Su questo siamo chiarissimi, ma è anche vero che il comune deve fare la sua parte, non può rimanere a guardare. Allora, oggi il problema per gli imprenditori, i produttori e gli artigiani è quello di accedere al credito. Noi abbiamo trovato nel bilancio, sia per quanto riguarda lo sviluppo economico riguardante commercio che riguardante agricoltura, abbiamo trovato rispettivamente 15.000 e 10.000. Ora, pensare che un comune metta lo 0,00001% del proprio bilancio, cioè quindi 10.000 euro, sull'agricoltura, sul settore trainante, sul volano economico della nostra città, solo 10.000 euro, è assurdo. In più, ricordiamoci che noi abbiamo firmato un documento all'unanimità in cui chiedevamo che il comune creasse quei famosi fondi di garanzia che, in accordo con i consorzi fidi, permetterebbero di garantire diversi milioni di euro di accesso al credito. Quindi se noi firmiamo un documento e poi nel bilancio non mettiamo una lira, siamo incoerenti. E la maggioranza e l'amministrazione ha dimostrato di essere incoerente. Quindi per fortuna ci abbiamo pensato noi, abbiamo fatto un emendamento per quanto riguarda l'agricoltura di 100.000 euro e per quanto riguarda il commercio di altri 100.000 o 80.000, uh-huh, adesso non ricordo esattamente. Sì. Questo permette la possibilità, in convenzione con i consorzi fidi, di avere circa alcuni milioni di euro di accesso al credito. Non voglio essere, non voglio dire dei numeri, ma dico, questa qua tra l'altro è un'operazione che è già stata fatta a cicli dall'ex sindaco Giovanni 25 e ha portato a svariati milioni di euro di accesso al credito. È un respiro, è una boccata di ossigeno per i nostri imprenditori. E ci abbiamo pensato noi perché purtroppo il bilancio prevedeva delle somme assolutamente esigue. Quindi domani insomma saranno presentate nel Consiglio? Saranno presentate. E l'altro emendamento che riguarda, diciamo, il settore sviluppo, uh-huh, economico è quello dell'imprenditoria giovanile, dove il capitolo presentato, il bilancio presentato all'amministrazione presentava soltanto 2.000 euro. Poi vorrei capire come si vuole incentivare l'imprenditoria giovanile con 2.000 euro, questo non abbiamo idea. Noi abbiamo preso noi abbiamo fatto un emendamento di circa 15.000 euro che potrà permettere magari, non so, dei corsi di formazione e quant'altro, però dico un senso all'imprenditoria dobbiamo darlo, altrimenti rileviamo tutti i soldi quel capitolo, perché con 2.000 euro non si può fare assolutamente nulla. Quindi anche su questo abbiamo puntato. Nonostante le difficoltà economiche, perché probabilmente un bilancio ristretto è dovuto al taglio di fondi. Sì, su questo senza dubbi, però poi abbiamo visto che comunque noi continuiamo a pagare a peso d'oro numerosi consulenti, perché non è vero che tutte le consulenze sono gratuite, non è assolutamente vero. Quali sono le consulenze a pagamento? Vi faccio un esempio, uno per tutti: noi abbiamo un esperto alla protezione civile che, con tutto il rispetto per la persona, ma non capisco qual è la funzione. Ed è pagato, non è titolo gratuito? No, assolutamente no, non è gratuito. Cioè, qual è la logica di avere un esperto alla protezione civile? Qualche altro esperto sempre non a titolo gratuito? No, più oltre ci sono tutta una serie di consulenze esterne. Negli anni passati abbiamo pagato fior di migliaia di euro il consulente Sassi, le varie progettazioni, le consulenze che vengono date per incarichi esterni. Dico, sono tantissime le spese e gli sperperi che ci sono. Su questo non vi è dubbio, sono però più gli sperperi della politica. E questi vanno tagliati, su questo no, non c'è dubbio. Poi abbiamo fatto alcuni tagli anche sulle spese telefoniche,
perché anche lì, cioè nel 2012, non si può pensare che non ci siano sistemi moderni come Skype o come altro, cioè non è possibile, perché poi realizziamo 2 o 3 siti internet comunali, il Comune di Vittoria, Palazzo di Vetro, Palazzo di Cristallo, però poi ancora siamo indietro di circa 40 anni. Tra l'altro il sistema Skype, ad esempio, è un sistema utilizzato ormai in tantissime amministrazioni. Si può iniziare realmente, si può incentivare realmente la PEC, quindi andando a diminuire le spese postali, eccetera, eccetera. Cioè abbiamo cercato di tagliare là dove può essere tagliato, non abbiamo assolutamente ridotto capitoli di importanza come lo sviluppo economico o il sociale. Sul sociale invece? Sul sociale anche lì. La situazione delle cooperative dei disabili mentali ormai è conosciuta, c'è una fortissima protesta, il Comune ha ridotto il proprio contributo quasi dell'80%. Considerate che il fabbisogno annuale è di circa 900-950 mila euro, il Comune in totale ha coperto nel 2011 soltanto il primo semestre. Quindi ci sono tutti questi disabili mentali realmente? Sì, sì, sì. Perché qualcuno diceva, insomma, il numero è talmente elevato, quasi pari a Palermo. Eppure Reggio Palermo. Ma il problema è questo: noi abbiamo un reparto dell'ASP che ci dice chi è un disabile mentale e chi no. Quindi sotto questo punto di vista non è un problema del comune, non c'è lì un'intenzione del comune. Nel momento in cui noi abbiamo un certificato in cui si dice che queste persone hanno bisogno di un ricovero, vengono ricoverati H24 presso le cooperative sociali. Sotto questo punto di vista è un problema dell'ufficio dell'ASP, no, diciamo. Perché comunque un tempo c'è stata anche questa polemica quando si parlava infatti della protesta delle cooperative, qualcuno disse anche, insomma, Vittoria ha tanti disabili mentali quasi quanto Palermo, eppure siamo solo un quartiere. Guardate, non c'è, io ho girato le cooperative sociali per lungo e per largo e non c'è alcun intento speculativo da parte delle cooperative sociali, perché tra l'altro più ricoverati hanno, più personale hanno bisogno, quindi le spese sono quelle. Tra l'altro non vengono pagate al comune quasi da un anno e mezzo, quindi capite che ampliare i servizi e poi non averli retribuiti è soltanto un danno economico, quindi sotto questo punto di vista. Poi è il comune che assegna i disabili alle cooperative, quindi è una responsabilità dell'ASP e del comune. Le cooperative non fanno altro che diciamo ricoverare queste persone presso le loro strutture. Ma lì dico, il Comune in totale ha coperto la spesa per il semestre 2011, che tra l'altro ancora non ha pagato, con 480 mila euro, di cui 320 mila vengono dalla Regione. Quindi su un fabbisogno totale di quasi 1 milione di euro, il Comune ha messo soltanto 160 mila euro, lasciando centinaia di famiglie che hanno la presenza di disabili mentali in grossissima difficoltà, perché non sono persone che possono rimanere a casa nelle normali abitazioni, hanno bisogno di assistenza H24, mettendo in difficoltà le cooperative che da un anno e mezzo non ricevono le proprie somme, e per lo più tra l'altro in assenza di convenzione. Ora finalmente, a seguito di una nostra interrogazione del PDL mia e di Andrea Nicosia, le convenzioni stanno partendo, ma anche lì ci sono delle anomalie, perché la retta per i disabili, per il ricovero dei disabili mentali, è una retta decisa con legge regionale ed è fissa. Il Comune di Vittoria sta facendo una convenzione con la metà di quella retta. Quindi poi io vorrei capire le cooperative sociali come fanno ad accettare queste somme, perché dovranno diminuire. Quindi abbiamo inserito un grosso emendamento di circa 100.000 euro per le cooperative sociali. E poi siamo intervenuti su altre due problematiche che noi riteniamo importanti anche per Scoglitti. Una è quella del trasporto degli alunni. Come l'avete risolto? Abbiamo fatto un emendamento di circa 50.000 euro. Noi sappiamo che adesso per gli alunni non vengono più dati gli abbonamenti da parte del Comune, ma verranno rimborsati in futuro, non si sa quando, non si sa come, non si sa perché, verranno rimborsati, poi lo vedremo, perché dice che il Comune non ha mai i soldi, li stiamo mettendo noi come emendamento. E l'altro emendamento che noi abbiamo fatto è quello sul mercato ittico di Scoglitti, dove praticamente erano previsti soltanto 15.000 euro. Noi riteniamo che Scoglitti deve avere uno sviluppo turistico, e quando un turista va al mercato ittico per acquistare il pesce, tra l'altro per chi viene dal nord è anche molto caratteristico, diciamo, e va al mercato ittico, diciamo, i risultati non sono assolutamente positivi, perché è una struttura carente che non permette servizi, eccetera, eccetera. Pensate che questi emendamenti avranno esito positivo? No, noi già siamo certi che questa maggioranza non permetterà mai all'opposizione di dare un contributo. Tra l'altro abbiamo tagliato su alcune spese superflue con cui spesso si gestiscono le clientele.
Quindi io sono convinto che questi emendamenti saranno bocciati. Poi è chiaro che dovranno rispondere loro alla popolazione, perché non vogliono aiutare gli agricoltori, perché non vogliono aiutare i commercianti, perché non vogliono puntare su scoglitti, perché vogliono lasciare a piedi i nostri figli che non possono salire sull'autobus, perché non vogliono aiutare le famiglie con disabilità mentali. Quelle sono responsabilità loro. Comunque domani in Consiglio Comunale avremo l'esito e sapremo, insomma, se magari il vostro contributo sarà accettato o meno dalla maggioranza. Termina qui lo spazio a nostra disposizione, il tempo ormai è scaduto. Io ringrazio il capogruppo consigliere del PD, l'avvocato Giovanni Moscato, per essere stato mio ospite, e ai nostri telespettatori l'appuntamento a domani. Una buona serata.